Buonasera a tutti e benvenuti. Se volessimo dare un nome alla puntata di questa sera potrebbe essere Purtroppo, perché purtroppo siamo sempre all'interno degli studi di Milano News, purtroppo è una nuova puntata di Fuori Programma e purtroppo io sono sempre Nicolò Mazzavillani. Purtroppo oggi non ho neanche gli occhiali, ma in compenso le lenti. Vabbè, a ciascuno il suo. Parliamo del tema di questa sera, un tema che per molti di voi è ancora avvolto nel mistero. Se vi ricordate, infatti, nella puntata precedente avevamo concluso senza rivelarvi di cosa avremmo parlato questa sera, e a questo proposito abbiamo fatto un sondaggio sulla pagina Instagram di Milano News per vedere se qualcuno di voi avrebbe indovinato il tema oppure no. Ebbene, qualcuno lo ha azzeccato, qualcun altro no. Questa sera noi parleremo di librerie, ma non parleremo di grandi nomi, di grandi editori come Mondadori o Feltrinelli. Parleremo di un altro mondo, più piccolo, ma che comunque a Milano conta una trentina di librerie. E badate bene, non è una catena. E nonostante l'Italia non sia, diciamo, nei posti migliori per quanto riguarda gli indici di lettura, questo secondo il rapporto Eurostat dell'anno scorso, queste librerie persistono e si differenziano regalando esperienze molto particolari e, se vogliamo, anche molto personali rispetto a quello che si potrebbe provare entrando in una qualsiasi libreria, per così dire, di stampo generalista. Ebbene, questa sera noi parleremo di librerie indipendenti. Buongiorno, sono Alessandra Cossar e questa è la mia libreria, Libri e Collane d'Autore, aperta immediatamente dopo il primo lockdown 2020 in zona San Siro. Ecco, il nome Libri e Collane d'Autore racconta già un pochettino quello che è l'intenzione, quello che si vuole fare all'interno di questo spazio. La libreria non è una libreria di taglio generalista, è una libreria che mette in evidenza e fa conoscere l'intera produzione di due editori che amo molto, in modo particolare, che sono Iacabuc e la Salerno Editrice, e anche altri piccoli editori che lavorano facendo delle cose per me molto interessanti. Qui noi abbiamo anche un democratico angolo del baratto, dove è possibile portare un libro e prenderne un altro. All'interno di questo spazio, come si può vedere, noi abbiamo anche una produzione artigianale di gioielli di Giù che vengono e servono per contestualizzare quelle che sono le presentazioni che noi andiamo a fare riferite a determinati argomenti culturali. In questo momento noi abbiamo, per esempio, Giù la maschera, che è una rielaborazione grafica di alcune opere d'arte con le quali si è voluto giocare proprio per presentare molte opere che per tema avessero quello della pandemia. All'interno di questo spazio verranno fatte presentazioni, circolo della lettura, animazioni. Abbiamo già organizzato un mini concorso, perché uno dei due editori è l'editore di Dante, quindi su Dante c'è davvero tantissimo. Siamo fuori dalla Selva Oscura, poi hanno partecipato anche due classi del Beccaria, a cui seguirà poi successivamente un dibattito. Il posto si pone l'obiettivo comunque di essere un autentico punto di riferimento per il quartiere e di dare voce quindi anche al quartiere attraverso iniziative che possano naturalmente accontentare il nostro pubblico. Adesso noi stiamo in allestimento di una nuova mostra, per esempio, per presentare una fotografa, un artista, e quindi presentare anche tutta la sua opera. Quindi questo è l'obiettivo che ci poniamo. Abbiamo già una piccola parte di affezionati, anche se naturalmente il periodo è stato un periodo abbastanza difficile nel quale far passare quello che era l'obiettivo di questa libreria, che però riteniamo sia un punto dove respirare la bellezza sin da quando siamo piccini, entrare e ogni volta avere la scoperta di un'animazione, una scenografia diversa. Qui troviamo appunto opere ricche come appunto i codici Vignati, a studi e saggi per l'università, la filosofia, le religioni, la psicologia, la letteratura, le opere di Dante, la storia, la medievalistica, i saggi e tantissima arte e fotografie. Insomma, veniteci a trovare, tutto da scoprire.
E diamo il benvenuto alla nostra ospite di questa sera, la nostra seconda ospite femminile, Alessandra Cossar, benvenuta, proprietaria e ideatrice della libreria Libri e Collane d'Autore che si trova in via Alfonso Capecelatro 75 a Milano. È un piacere averla qua, Alessandra, grazie di essere qui con noi. Grazie e buonasera a tutti. Senta Alessandra, vorrei partire subito con una domanda molto generale anche per aiutare le persone che ci guardano per capire bene di che cosa stiamo parlando. Ecco, che cos'è una libreria indipendente? La libreria indipendente è un po' quello che ha detto lei poi in realtà poco fa, cioè una libreria che è distaccata dai grandi gruppi come possono essere Mondadori o Feltrinelli. E in realtà all'interno delle quali è possibile, è solo il titolare, il padrone che decide, il proprietario, cosa entra in quella libreria, quindi che cosa intende portare. Ed è una piccola roccaforte, se vogliamo, contro quello che può essere l'aspetto solo commerciale dei libri, ma l'intenzione è proprio di preservare una parte culturale importante, Lei infatti ecco. l'aveva definita proprio una libreria specialistica, proprio. Sì, perché diciamo che la specializzazione secondo me è un fatto vincente. Naturalmente, normalmente le librerie indipendenti sono anche piccole librerie all'interno delle quali si portano avanti degli ideali, dei sogni, delle cose che uno vuole proporre anche a livello proprio di realtà di quartiere. Quindi c'è una comunicazione diretta con il pubblico e la volontà di portare delle cose delle quali un po' si conosca anche il DNA. Quindi in generale viene operata una scelta molto precisa su quello che si inserisce all'interno di una libreria e magari può essere una cosa che viene comunicata con maggiore difficoltà, ma che col tempo è premiante. Questo naturalmente al di là di alcune logiche commerciali che poi fanno, ecco. Ma quindi si potrebbe definire come una libreria di nicchia proprio per il tipo di libro che si mette a disposizione? Ma allora, dunque, in realtà questo un po' dipende dal tipo di libreria Ah, indipendente. ok. Per quanto riguarda la mia libreria, diciamo che molte volte la scelta stessa di quello che si mette all'interno di una libreria crea ovviamente una selezione, questo è sicuro, sulla base di quelli che possono essere i titoli che vi si trovano. Da me ci sono anche dei testi importanti, quindi magari anche per studiosi, come ci sono cose invece che proprio approcciano i bambini all'arte in maniera assolutamente molto giocosa, però sicuramente c'è una selezione di titoli che fa naturalmente anche una selezione di pubblico, però con la volontà di accontentare tutte le fasce, cioè questo Certo. sicuramente, e di portare qualcosa anche di qualità. E tra l'altro è curioso il suo nome perché libri e collane d'autore, perché collane d'autore inteso come collane di libri, ma collane anche inteso proprio come oggetto che si indossa. Come mai questa? Sì, diciamo che io ho avuto sempre due grandi passioni, una è la passione per i libri e l'altra è la passione per i monili, i gioielli, che ho sempre prodotto. E quindi in questa realtà ho voluto mettere insieme queste due cose attraverso un gioco di parole. Però diciamo che la parte artigianale, quella proprio legata alla produzione di gioielleria, di bijou, perché poi in realtà comunque non è oreficeria, serve veramente per contestualizzare quello che dicevo poco fa anche nel video, quello che è proprio il tema che si vuole approfondire, quindi creare delle scenografie a tema. Questo perché? Perché secondo me la libreria indipendente, la piccola libreria di zona, ha anche un ruolo e una responsabilità importante, che è quella di essere un po' aggregante per il quartiere, comunicare qualcosa e regalare qualcosa. Oggi poi, oltretutto, è più che mai necessario regalare un'esperienza a chi entra in un luogo, perché di fronte, diciamo, a una grande distribuzione, ad Amazon, Certo. eccetera, bisogna un po' emozionare. Quindi diciamo che le scenografie che facciamo per contestualizzare i libri con personaggi storici abbigliati e decorati con i gioielli e con a fianco i libri a tema, sicuramente è abbastanza d'effetto. E lei prima ha detto, ho unito due mie passioni, quindi cioè,
Che cosa l'ha portata ad entrare comunque nel mondo delle librerie indipendenti? Ma allora dunque, diciamo che io mi sono occupata di editoria per oltre 20 anni, comunque sono nipote di un editore e anche mia Quindi madre sei era rimasta, nell'editoria, quindi quindi sei rimasta in un diciamo che certo sono senso in rimasta, famiglia. sì, perciò l'amore per il libro c'è sempre, mio nonno era un bibliofilo e un bibliomane, quindi assolutamente diciamo che si giocava in casa e tutti noi abbiamo delle librerie, diciamo, delle biblioteche domestiche anche apprezzabili. E poi detto questo, naturalmente ho cercato, visto che comunque mi sono sempre occupata di libri, di avere anche una finestra sul mondo dove portare qualcosa che potesse essere anche importante non solo per me, ma anche per il quartiere, questo sicuramente. E su questo argomento ci ritorniamo subito, Alessandra, perché adesso è arrivato il momento della nostra rubrica Fuori a Milano, è arrivato il momento di parlare di musica e vediamo dove ci ha portato la nostra Laura Berti. Porta Romana di Giorgio Gaber è la storia di un amore giovanile, forse un primo amore, mai dimenticato, ma anzi prepotentemente richiamato alla memoria da un luogo che fu spettatore e quadro degli incontri tra i due innamorati. In ogni città e per ciascuno di noi c'è stata, c'è o ci sarà una Porta Romana. Porta Romana bella, Porta Romana, un anno è brutto e lungo da passare. D'amore non si muore, sarà anche vero, ma quando ci sei dentro non sai che fare. Alessandra, lei prima diceva creare un legame con il quartiere. Lei infatti ha la sua libreria in zona San Siro. Come mai aprire una libreria proprio lì? Allora, io a San Siro vivo da sempre. E quindi sono estremamente legata al quartiere, quindi c'è una storia proprio legata alla frequentazione dell'oratorio, i miei figli sono Quindi proprio andati in classe, da l'infanzia e sempre lì. tutto. Però diciamo che ecco, San Siro è da una parte cresciuta e poi a un certo punto ha avuto come un'onda anche un'ondata di calo e quindi in realtà si è un po' impoverita, secondo me, anche di un'offerta per quelli che sono proprio i residenti di San Siro. Quindi il mio impegno era decidere di aprire dove, ma dove, a casa mia. Esattamente in un luogo dove secondo me mancano determinate cose per dare una risposta e anche perché io penso sempre che sotto la cenere ci sia una brace che arde, che vada semplicemente stimolata e quindi che come me ci siano anche altre persone che sentissero questa esigenza. E poi. Quindi proprio la cultura può riportare vitalità in un quartiere. La cultura e poi anche diciamo il fatto di creare dei posti anche di aggregazione. La libreria indipendente, dal mio punto di vista, a livello anche sociale, ha questo ruolo. Ecco perché cerco di fare delle cose per aggregare, invitare e regalare delle esperienze entrando in libreria, sin da quando si è piccoli fino ad arrivare proprio Certo, alla. e, no, ma infatti è anche interessante. Però prima, no, prima ti voglio chiedere un'altra cosa. Ecco, che tipo di pubblico entra nella sua libreria? Che tipo di pubblico ha trovato? Giovani? Ma dunque, diciamo di tutte le fasce d'età, tutte le Ah, fasce ecco, d'età. L'altro giorno ho avuto un complimento molto bello da un bambino perché sua mamma, mentre lui stava fermo a guardare la vetrina, fa ogni volta che passa davanti alla sua vetrina, si ferma una decina di minuti e dice: "Guarda che ma bello". infatti è una libreria bellissima perché, come le dicevo anche, sembra proprio, no, non sembra di entrare in una libreria, ma sembra di entrare quasi in un'esposizione artistica, perché è veramente è d'impatto, è sicuramente d'impatto quella libreria. Quindi è chiaro che qualcuno, è bello anche il fatto che un bambino Sì, si questo fermi a. mi ha dato veramente una grandissima soddisfazione. Quindi entrano i bambini e c'è sicuramente per loro un'ottima offerta perché ci sono dei libri che tra l'altro introducono veramente con leggerezza al mondo dell'arte e molti hanno vinto anche diversi premi, quindi sono dei testi particolari, ma qualitativamente diciamo. Certo. E poi naturalmente tutte le fasce d'età, perché i temi che noi affrontiamo e che ci sono all'interno della libreria sono i più svariati, cioè tutti Certo, direi. sono molto vasti. E, per quanto riguarda invece il legame con il luogo, lei prima mi parlava che aveva associato dei volti con delle donne che aveva incontrato nel quartiere, quindi c'è anche questo qua un elemento di condivisione, di portare le persone a.
a entrare nel mondo delle librerie indipendenti, vederli. Sì, 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 questo diciamo che è partito un po' per scherzo, a volte nelle cose si inciampa un po' per caso. Eh beh, certo. Io ho iniziato a decorare le opere d'arte mettendo i gioielli e a fianco il libro che naturalmente rispecchiasse il personaggio che veniva decorato, e in occasione della festa della donna ho messo la foto di una ragazza con scritto "questa donna sei tu" e l'ho decorata coi gioielli. Da quel momento hanno cominciato a commissionarmi dei quadri decorati con i miei gioielli e naturalmente, essendo più che altro utenza di quartiere, sono per lo più donne del quartiere. Quindi adesso in questi giorni noi abbiamo in mostra una fotografa e quindi c'è anche l'occasione di vedere appunto un'esposizione un po' diversa, e invece di mettere donne prese da opere d'arte del passato che sono a colori, a volte anche un po' barocche, c'è invece una rassegna, e quindi proprio di tutte le donne del quartiere che si sono prestate con la loro immagine e decorate con i gioielli, quindi è anche divertente questo aspetto. Tra l'altro lei mi aveva detto prima che c'è comunque un grande lavoro di ricerca da parte sua per cercare di identificare quale potrebbe essere la collana adatta a quella donna. Sì, in generale diciamo che è una rivisitazione moderna, perché non sono monili d'epoca, certo, vengono fatti adesso, anzi molte volte sono proprio delle rimasterizzazioni, vengono smontate delle cose, messe insieme anche con materiali di recupero, però si cerca di interpretare lo stile, cioè quel gioiello deve stare bene a quella donna con quel costume, quindi sicuramente c'è una coerenza e diciamo una rivisitazione moderna del passato. Anche dal punto di vista di cerca di personalità, come poteva essere quindi quel colore, sì, se poteva essere adatto a identificare quella donna. E, ma è difficile quando si è una piccola realtà comunicare il proprio valore, cioè lei ha avuto difficoltà a comunicare il valore di libri e collane d'autore quando ho aperto? Diciamo che in questo momento... E poi da quant'è che... Ma è un anno. È un anno. Sì, quindi sì. Cioè, è tra l'altro aperto nel periodo lockdown. Sì, ho fatto il trasloco, avevo pronti tutti i pacchi per traslocare immediatamente prima del lockdown 2020, il primo del marzo. Quindi in realtà, essendo rimasta bloccata su lavori e su tutto, diciamo che operativa... ho iniziato ad essere in via ufficiale dal settembre 2020, quindi diciamo che compio il primo compleanno. Da una parte c'è stata una fortuna, perché le librerie sono state aperte come le farmacie, non abbiamo mai chiuso, però non è stata fatta nessuna comunicazione. Certo. L'unica comunicazione che man mano è andata allargandosi è che man mano ho degli iscritti alla mia newsletter che si sono moltiplicati e che ricevono le mie info, e quindi poi c'è una contaminazione, un passaparola. Però il punto dove io mi trovo non è un punto di passaggio con grande visibilità, e il momento non è stato il momento migliore, quindi anche per investire e fare delle pubblicità o delle comunicazioni. Quindi è stato comunque difficile. Ma diciamo che allora le letture possono essere sempre di due tipi. Io mi ritengo soddisfatta, perché comunque per quello che è stato fatto c'è già una buona risposta, ho già... delle persone che sono venute sono ritornate, quindi quando comincio a vedere che c'è una fidelizzazione, che le persone tornano con piacere, penso che queste persone poi, così come sta avvenendo, lo dicano a qualcun altro. Quindi anche questo periodo un po' di ibernazione nel quale tutto sommato si sta ad osservare quello che succede, e senza avere fatto niente, comunque avendo una risposta, io lo leggo come positivo. Ecco questo. Lei mi aveva anche detto che collabora prevalentemente con due case editrici. Ecco, sì. Se poteva ripeterci quale sono, allora, e come ci è venuto a contatto. Sì, allora, le case editrici sono Salerno Editrice e Iacabook. Salerno Editrice è una casa editrice romana, Iacabook è una casa editrice milanese, conosciuta anche più all'estero, perché traduce fino ad 11 lingue, fa coedizioni internazionali. Di Europa, 11 lingue europee o anche non. Ah, okay. Sì. E quindi diciamo che insomma sono degli editori importanti, hanno un comune denominatore che è quello di avere una cinquantina d'anni di operatività alle spalle, e poi secondo il mio modo di vedere sono anche complementari, perché tutto ciò che entra all'interno della mia libreria non deve appannare il resto, ma deve piuttosto rafforzare quello che c'è. Quindi la complementarità secondo me è una cosa importante, e poi i temi spaziano,
come si diceva, dall'opera per bambini ai saggi, alle opere di grande respiro, certo, su Dante, perché la Salerno Editrice pubblica addirittura delle cose da super specialisti, che sono commenti sopra la Divina Commedia dal 1323 in avanti. Certo. Questa fa parte di uno dei filoni, diciamo, importanti e difficili, diciamo, però sicuramente apprezzabile, che la dicono lunga sull'impegno che ci mette l'editore nel fare un certo tipo di produzione. Certo. E la gente, quando entra nella sua libreria, arriva già con le idee chiare oppure deve essere un po' indirizzata? Ma allora, certamente c'è chi vuole essere indirizzato e all'inizio, quando entrano, sono tutti un po' disorientati, perché effettivamente non assomiglia tanto ad altre librerie, sento di dire che è abbastanza particolare, quindi non ci si aspetta. Poi ovviamente si fanno indirizzare, ma vedono anche, ripeto, certo, l'ambientazione poi aiuta molto, perché è chiaro che vedendo già una sorta di palcoscenico con opere vicino anche i libri, c'è anche una sorta di visita guidata, certo, implicitamente, no, all'interno dello spazio. Bene, bene. Ancora qualche secondo, Alessandra, perché adesso è arrivato il momento di parlare di cinema, sempre con la nostra rubrica Fuori a Milano, sempre con Laura Berti. Tre uomini e una gamba è l'esordio cinematografico del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, già conosciuto per alcuni sketch a teatro. Per questo film la trama doveva essere ambientata in parte a Milano e in parte a Roma, ma la verità è che è stato girato interamente nella capitale. Per far credere che il trio comico si trovi nella città di Milano all'inizio del film, viene mostrata una breve sequenza di un luogo iconico di Milano, l'Alzaia Naviglio Grande. Lei, Alessandra, ha definito anche la sua libreria come una libreria creativa, perché comunque all'interno della sua libreria, l'ha detto anche prima, fa una serie di eventi. Che tipo di eventi ci sono a Libri e Collane d'Autore? Diciamo i più svariati. La cosa che innanzitutto mi piace un po' lanciare come dadi sul tavolo, sì, è il fatto che ci siano anche delle proposte da parte proprio dei frequentatori della libreria, che molte volte possono essere assolutamente di ispirazione. Dalle cose, diciamo, più normali e comuni, che sono il circolo della lettura o la presentazione dell'autore, anche per esempio invece il promuovere delle mostre o anche delle cose che possano animare la libreria stessa. Quindi questo sicuramente. Le scenografie comunque, anche queste, rientrano in una sorta di animazione costante, perché continuando a cambiare questi allestimenti, certamente ogni volta che uno entra all'interno della libreria vive un'esperienza. Questo è Quindi un'altra domanda era questa: entrare in una libreria può essere considerato un'esperienza? Ma in questo caso io sento di dire di sì. Un po', ecco, diciamo che lo spunto mi è stato offerto dal nuovo format che c'è anche per fare le mostre d'arte, che spesso appunto sono non espongono più nemmeno l'opera d'arte originale, ma fanno vedere le mostre interattive, che sicuramente hanno un buon impatto, un'ottima valenza didattica, ma certamente non è come vedere il Caravaggio dal vivo. Certo. Quindi in questo senso l'impatto è diverso, quindi mi sono detta, ma a questo punto credo che delle belle riproduzioni, delle belle stampe, quindi anche a tema con libri che parlino di questi personaggi, ha sicuramente comunque una valenza didattica, fruibile assolutamente gratis, perché oggi andare ad una mostra, soprattutto se uno ci porta la famiglia, ha comunque un costo, invece l'entrare in libreria in maniera assolutamente libera lo ritengo un servizio per il quartiere. È un modo per respirare anche la bellezza sin da quando si è piccoli, accompagnati, ma quindi avere questa opportunità. Quindi appunto un rafforzativo alla domanda di prima: la cultura può portare vitalità? Risposta: sì, ancora secondo me sì, deve farlo. Deve farlo, assolutamente. E noi abbiamo, Alessandra, qualche foto che abbiamo recuperato dal suo sito Libri e Collane d'Autore. Ecco, una è appunto Le donne della Divina Commedia, se ce ne vuole parlare. Sì, diciamo che questa è stata la prima mostra che abbiamo allestito,
Idee effettivamente sono i quadri, soprattutto di preraffaelliti, che riguardano delle donne della Divina Commedia, o più in senso allargato le donne di Dante, perché c'è anche Gemma Donati, che era la moglie di Dante, ma che non c'entra in effetti con la Divina Commedia. Anzi, ha parlato di Beatrice, ma proprio la moglie l'ha considerata poco. Chissà se l'avrà mai accettato. Ecco, però, ecco, quindi questo è stato fatto all'inaugurazione dell'anno, perché quest'anno ricorrono, ormai lo sappiamo perché ci fanno una grande pubblicità, intorno a questo i 700 anni dalla morte di Dante. Quindi in questo caso, oltre ad avere, abbiamo allestito con questi quadri, poi c'erano tutti i volumi che naturalmente, dalla Divina Commedia alle opere del Dolce Stilnovo, ai commenti di Dante, insomma tutte le produzioni che riguardano la Divina Commedia, esattamente. Infatti, le volevo chiedere poi quali saranno i prossimi eventi che si terranno a Libri e Collane d'Autore. Ma dunque, allora, a maggio abbiamo fatto una mostra molto interessante, tra l'altro che in questo momento è aperta agli Uffizi ed è visitabile anzi attraverso il sito degli Uffizi, anche accedendo attraverso il mio sito, ci si collega al link degli Uffizi ed è possibile visitare virtualmente questa mostra, che è dedicata ad un'edizione della Divina Commedia illustrata del 1500. La Salerno editrice ha fatto la copia numerata di questo importantissimo volume, quindi abbiamo fatto questa collaborazione, e nella mia libreria dal 15 di novembre ripeteremo questa mostra che abbiamo fatto nel mese di maggio, in cui esporremo 12 di queste tavole in facsimile, però diciamo che dal vivo, visto che sono perfettamente identiche all'originale, si ha l'opportunità di vedere comunque le tavole di una Divina Commedia che è stata esposta solo due volte, quindi in realtà direi che è abbastanza una cosa importante. Quindi se noi volessimo restare aggiornati sui prossimi eventi di Libri e Collane d'Autore, dove dobbiamo andare? Su internet, e ripetiamo poi anche la via. Sul mio sito, che è libriecollanedautore.com, scritto naturalmente tutto attaccato, e io sono in via Capecelatro 75, a due passi dallo stadio. Perfetto, perfetto Alessandra. Prima di concludere la nostra puntata, vi ricordo gli appuntamenti della nostra rubrica Sottoscala, che sono La mia guerra del 15, uno spettacolo teatrale tratto da un racconto di Domenico Otmar Muzzolini, Stabat Pater, che è un progetto che vuole raccontare di padri che cercano una risposta a un dolore che ha segnato la loro vita e il loro ruolo di genitore, Le sette vite di Tintin Mantegazza. Tintin Mantegazza, tra l'altro, è famoso per aver creato il pupazzo di Dodò nella famosa trasmissione L'albero azzurro, che andava in onda su Rai 2. Poi Le terre dei draghi a Milano, a Castello Sforzesco. E per concludere, Book City, che arriva alla sua decima edizione, che è un evento, come molti di voi sapranno, molto esteso. E quindi siamo arrivati anche oggi, anche questa sera, alla fine della nostra puntata. Io ringrazio veramente Alessandra Cossar per essere stata qui con noi e averci portato a fare una visita nel mondo delle librerie indipendenti. Grazie veramente tanto. Grazie a voi di essere stata qui con noi. Io vi ringrazio anche a voi di essere stati con noi, spero che la nostra trasmissione vi abbia tenuto compagnia. Noi, mi raccomando, ci rivediamo venerdì 3 dicembre, si parlerà sempre di cultura con le nostre rubriche, i nostri ospiti, e si parlerà di teatro. Buona serata.